M per M scrive: il Milan con Drogba avrebbe passato il turno. Sei d'accordo, Tardelli? Ma io, guarda, non sono d'accordo, nel senso che Drogba è un giocatore che sta facendo bene, per l'amor di Dio, ha fatto il gol anche contro Barcellona e sta facendo bene queste ultime partite, ma secondo me non è un giocatore che può arrivare in Italia adesso e fare bene, non lo vedo. Vedo che sono un po' usurati qualche giocatore del Chelsea, come qualche giocatore dell'Inter, che Stramaccioni poi dovrebbe cambiare, lì diventa la difficoltà. Comunque Drogba sento che lo vuole comprare la Juventus, che è scritto avrebbe avviato una trattativa marotta. Secondo me, però Marco, ti interrompo, è anche vero però che si è caricato la squadra sulle spalle, quindi credo che il Chelsea abbia fatto una grande partita trascinato da questo attaccante, o mi sbaglio? Tu hai visto la partita e poi sei più competente. Il Chelsea ha fatto una grande partita, trascinato da Ramirez, trascinato dagli altri, da anche lo stesso Cole ha fatto un'ottima partita. Hanno giocato una dischetta partita tutti e hanno fatto il massimo e il Barcellona ha fatto il minimo, di conseguenza credo che siano ottimi giocatori, ma che non siano più giocatori che possono cambiare una squadra. Filippo? Ma io ho qualche dubbio per l'età di Drogba, per il fatto che si porta dietro tante scorie, tante botte, ha avuto anche qualche problema fisico. Insomma, se fossi nella Juventus punterei su un attaccante più giovane, tanto per fare un esempio, Tevez, che ha un caratterino un po' particolare, ne ha 6 di meno. Sì, ma Tevez non lo vende il Manchester City. Benissimo. Allora, abbiamo chiuso questa edizione di Sabato Sport, la penultima che mi vede in conduzione perché poi avremo altri impegni in giro per l'Italia e l'Europa. Avete ascoltato Sabato Sport, un programma a cura di Riccardo Cucchi. Grazie per l'organizzazione a Walter Golietti, Antonio Doddi e Giorgio Favilla, alla regia di Ombretta Conti, agli assistenti al programma granitici e bravissimi come non mai, Andrea Boccia e Mauro Marcelli, alla parte tecnica il nostro ringraziamento a Emanuele Di Cavio, a Simone D'Amico e a Stefano Cattini, che può mettere in onda il blog dei gol della Serie B. Grazie.